costretti ad andare avanti, Mara. E siamo costretti anche a crearci delle isole felici. Sto dicendo una stupidaggine? Non capisco bene come parli. Sembri uno a cui non va più di vivere. C'è che mi sta capitando che adesso pensare al giorno dopo continuamente mi crea ansia. A me il contrario. Ogni nuovo giorno da progettare porta con sé nuovi stimoli. Mi viene voglia di fare, di godere la vita. Viva la vita, Gianfri! Sì, ma capita che adesso non sono più in grado. Ho paura. Non voglio più risolvere i problemi. Cosa succede? Che razza di persona sei diventato? Un cacassotto, un pirla, un vigliacco. Sì, un vigliacco mi sta bene. Anche se lo ammetti, ti rendi conto? Ti sei ficcato in una nuova condizione che si chiama vigliacco. Ti trovi bene in questa nuova condizione psicologica? In questa coperta di Linus? Come ne uscirai? Per favore, Mara, ora smettila di fare la psicologa e propinarmi continue frasi riparative. Non sono frasi fatte, non sono cose psicologiche, sono abbastanza intelligente da capire che è così. Ma così cosa? Una condizione del vivere è sempre una condizione, capisci? Ti ricordi, Gianfri, i primi tempi che ci conoscevamo, tu eri quelli che diceva: in una salita in montagna sei sempre il primo di cordata. Sì, il primo fa da apripista e gli altri si attaccano tutti al primo. Certo, è quello che corre più pericoli, ma però È anche quello che si gode l'arrampicata vera, la verità, la bellezza, la poesia e anche il pericolo, naturalmente. non c'è vita senza pericolo, hai ragione. E lo so, non c'è bellezza senza temere il giorno dopo, e non c'è vita stessa, forse, senza sentire l'emozione vera. E poi la gioia. Oddio, quanto non sopporto quella maledetta piccola borghesia. Allora, chiami tu gli amici? Cosa facciamo il sabato sera? Senti, io non sono la tua analista, però mi rendo conto che anche una bella discussione costruttiva a volte serve, eh? E da domani? E da domani sarò il primo di cordata della mia vita. Ehi, siamo sempre in due. Primo di cordata? Mi posso agganciare al tuo moschettone?